Se la religione è l'oppio dei popoli, il reggae è sicuramente lo spirito della Giamaica. È ritmo, è filosofia, è fede. Senza dubbio Bob Marley capì tutto questo, il suo linguaggio metafisico, la sua adesione appassionata al rastafaresimo, la sua identificazione totale con la musica hanno trasformato il reggae in uno stile che non può essere ignorato. Robert Nesta Marley nasce da un capitano inglese e da una isolana in Giamaica il 6 febbraio del 1945. In Europa la guerra è finita e i grandi della scena politica mondiale possono spartirsi il mondo e il suo futuro. Non ancora ventenne, il giovane Marley comincia ad avere una personalità musicale pronunciata ed incisiva ed è con i Wailers che si fa portavoce di un genere dalle appendici sociopolitiche e dalla carica eversiva. I ritmi, basati sul basso e sulle percussioni, affondano con le proprie radici fin nel cuore dell'Africa. Le cui note le state ascoltando adesso in sottofondo, segna l'inizio di una lunga carrellata di successi che non conoscerà alti e bassi. È il 1969 e i Wailers sono una formazione di tutto rispetto. Peter Tosh, Bunny Livingston ed i fratelli Barrett, Charlton e Dustin al basso e alla batteria. Il primo LP che varca i confini dell'isola è Catch a Fire, grazie all'aiuto di Chris Blackwell della casa discografica Island e produttore anche di artisti come Jethro Tull, King Crimson e Traffic. Il reggae diviene così diffuso e polarizzato in tutto il mondo, con i suoi concetti non solo di emancipazione razziale e ribellistici, ma che parlano anche di un amore mistico e religioso. Nel 1975 su Natty Dread compare No Woman No Cry, composizione intensa e appassionata che porta alla luce le origini di Marley nei ghetti di Trenchtown e Kingston. Ed è infatti negli slums, i ghetti di periferia della città trincea, che il reggae e tutta la filosofia annessa hanno la loro maggior estensione. No woman no cry. Non piangere, donna. Piccola cara, non versare lacrime. Non piangere, donna. Lo ricordo bene quando ci sedevamo nel cortile del governatorato di Trenchtown e Georgie accendeva il fuoco.
Vedevo la legna bruciare tutta la notte e cuocevamo il pasticcio di avena che dividevo con te. I miei piedi sono l'unico mezzo di trasporto e così devo continuare ad andare avanti. Quando sarò via, tutto dovrà andare bene. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright.